Buongiorno, ciao Gianlu, siamo a Fontanellato, nel bel mezzo del nulla, vicino a Parma, in Emilia Romangeles. Niente, siamo qua venuti a vedere il labirinto, anzi neanche vedere, a vivere il labirinto, a esplorare il labirinto, a inerpicarci, no, inerpicarci vuol dire stare lì, perché... Vuol dire arrampicarsi. Esatto. E la prima cosa è stata trovare il parcheggio, che anche quello è nascosto, Esatto, no, del perché essendo un labirinto. labirinto devi trovare il parcheggio, ma non è che non c'è il parcheggio, ce n'è a iosa, semplicemente devi trovarlo, è Nascosto nascosto. bene. E niente, vediamo com'è sto labirinto, va? Siamo pronti, si entra nel labirinto. Oh, ma che bel canneto. Cazzo, mi sembra di In stare Giappone. a Kyoto. Sì. Io ci sono stato nella foresta dei bambù di Kyoto. Avrà detto. Qui ci siamo già Abbiamo stati. il braccialetto. Ve lo faccio vedere. Questo qua azzurro che vedete. È il braccialetto perché se ci perdiamo possiamo chiamare e dire: oh, va che ci siamo persi, venite a recuperarci. Ora è mezzogiorno e 17. Vediamo quanto tempo ci mettiamo a trovare l'uscita. Ecco la mappa e noi siamo. Voi Secondo me siete non qui, siamo ma qui. non è, secondo me non è vero, Non saremo esatto. tipo qua. E non usciremo mai. Yeah. No, però se... Ah no, basta leggere i numeri. Noi siamo vicino al 6. Adesso. Ah. Noi abbiamo ben 1, 2, 3, 4 e 5 strade. Cioè non è che abbiamo un bivio. Com'è che si Abbiamo dice un un pentivio. pentivio? E se poi te ne penti? Manderà d'argento questa. Ah. No, era Maccio Capatonda. Vabbè, andiamo di qua. Vabbè, ma... 14. Da Spirale a Giardino, se siete arrivati fino a qui è perché vi siete persi. Questo nei labirinti più antichi non succedeva perché erano univiari, con un solo percorso. Come vi si entra non c'è altra via che quella che è per il centro, e dal centro non si può che tornare all'uscita. Il labirinto univiario era sicuro, ma non tranquillizzante. Non lo era perché era tortuoso e provocava un certo disagio, un certo malessere. Nel XVI secolo appare invece un secondo tipo di labirinto, quello multiviario. Esso propone scelte alternative e tutti i percorsi portano ad un punto morto, salvo uno. Vi si possono commettere errori, si può tornare sui propri passi e arrivare a vicoli ciechi. Il labirinto cambia forma e anima. Nel XVII secolo diventa un divertimento per nobili. Quindi siamo nobili. Sotto forma di giardino, sì, però non siamo del XVII secolo. I suoi meandri offrivano non più un cammino di dedizione, quanto maliziosi giochi e amabili passatempi tra le siepi. Hai capito? Capito. I passatempi, maliziosi passatempi delle siepi. Ah, Quindi ci siamo maliziosi delle persi, ce l'ha appena siepi. detto. Sì, è da ufficiale. Ah, non ve lo so leggere tutto, ma comunque dice che ci sono tre tipi di labirinto: quello a sette spire cretese, quello romano con gli angoli retti e quello cristiano a 11 spire. Questo è di forma romana, quindi ad angoli retti. Siete a metà strada, quindi sono le 12:33. Siamo dentro da un quarto d'ora, dai. Oh, che bellino qui. A metà strada, ma siamo di nuovo in un vicolo cieco. Siamo qua. Ah, siamo. Questo è il lotto, Siamo l'otto, che penso sia quello è un otto, questo. sì. Secondo, non capisco però se no. Perché ce l'hanno cancellati, figa? E secondo me è fatto. Non so se il fatto che siano Casuale. cancellati è casuale, però guarda caso è cancellata Dove sei? la parte sempre dove sei. Quindi secondo me è una cosa fatta apposta, vedi? Per Cioè, non no. farti capire troppo bene dove sei. Però No, secondo scusami. me siamo dritti, Ma a perché quel punto siamo no, non è arrivati. qui, secondo me è da qui. Se questo è chiuso, e Ah, poi... perché l'hanno fatto apposta. È fatta apposta per non farti capire se puoi andare dritto o meno, ma non puoi andare dritto, è chiaro.
Allora da qui dobbiamo andare a destra, andare tutto dritto, poi scendere. Oh, figa! Il 3. Figa di qui. Qua c'è la mappa. E qui siamo al 12. 12. Voi non siete qui. Voi non siete qui, spacca. Dov'è il 12? Siamo in E quello è questo. cancellato. E adesso. Quindi siamo andati più sotto di quello che Sì. dovevamo. Possiamo tornare su di qua. Andiamo di lì. E Prima a giriamo da sinistra, prima a giusto? destra. No, destra quello. Sì. Prima destra. Sin destra, Destra, sinistra, destra, 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 tutto destra. sinistra, destra, destra. Ok. Ah sì, beh, sinistra qua intendi, scusami. Destra e poi di qui lo seguiamo, Destra, sperando che questi sinistra, siano destra, destra. collegati. E poi di qui tutto dritto e sinistra. Proviamo. Bello. Allora, destra, sinistra, destra, destra. Poi ci siamo messi a parlare, ci siamo completamente menati via, quindi Però destra, sinistra, punto a destra, capo. destra l'abbiamo fatto. Ah, forse. Forse. 5. Siamo al punto 5. Allora, un cartello ci spiega perché il creatore di questo labirinto ha scelto il bambù. Ed è perché il bambù cresce velocissimo, molto più del bosso, che è la pianta che di solito si usa per i labirinti, che è una pianta ottima appunto per i labirinti, ma che cresce molto lentamente. Mentre il bambù cresce velocissimo. E oltretutto diceva che in questa zona, grazie al terreno costantemente bagnato dal fiume Po, cresce anche meglio. E diceva, quindi mi sembrava che per il bambù fosse la casa giusta, anche perché la parola Po riprende uno dei più grandi poeti cinesi che si chiama Li Po. Non me lo sto inventando, c'era scritto davvero. Sì, è una faccia. Ah, ma che storia. Te ne accorgi molto di più dal lato che frontalmente. Però sì. E mi sa che siamo giunti alla fine. Ce l'abbiamo fatta, c'è la piramide, sono le 12:48, quindi ci abbiamo messo mezz'ora. Vabbè, dai, easy. Pensavo ci avremmo messo molto di più. Siamo giunti alla piramide. Quindi abbiamo trovato l'uscita del labirinto in mezz'oretta e, tra l'altro, figo sto mosaico, inizia anche a piovigginare, quindi non è il top per la camera, quindi perfetto così. Mission complete. Sta piovendo col sole, giusto per rompere le balle a me. Che devo stare attento a non bagnare la camera, che altrimenti si rompe. Allora, Gianlu, recensione sul labirinto del Masone. Bello, è stata meno tragica di quel che pensassi. Tutto Sì, ci abbiamo messo mezz'oretta, fine sono grazie a me, stati. ovviamente, perché sono io che ho preso in mano le redini della situazione. Esatto, io filmavo e basta. Noi ci filmavo e basta. Però Molto ce l'abbiamo fatta. bellino, però 18 euro. Un po' tanto. Po' too much, cioè, Too much. comunque un'oretta ci stai qua dentro, un po' tanto, E però ma bello, però bello. mangiamo. Pranzetto veloce con focaccia, con prosciutto di Parma e parmigiano reggiano, chiaramente. Che bella qui. Buono. Allora, siamo a Parco Ducale e mi sto pisciando addosso. C'è un sacco di acqua. C'è un sacco di acqua anche dentro di me. Allora, il parmigianino che, come mi faceva intendere Gianlu, non sappiamo chi sia, ma lo ringraziamo per la parmigiana. Perché le melanzane senza parmigiana, buone.
valgono ben poco. Eccoci arrivati al Duomo, il Duomo più nascosto d'Italia, cioè che devi andartela a cercare nelle viuzze. Poi l'ingresso è capito che c'è un'altra lista ce l'ha. Eh sì, c'è. No, stavamo notando, no? Che Parma ha tutti i palazzi enormi, no? E quindi c'è. È un po' una Manhattan de Noartri, tutto gigante, no? Un altro edificio gigante. Che non sappiamo Che assolutamente non cos'è. sappiamo cos'è. No, dovrebbe essere Palazzo Farnese. Ok, correggo, è Palazzo della Pilota. Che cosa sia? Non lo so, lo cercheremo su internet. Tanto qua un monumento a non so cosa. Sta grandinando, ma in una maniera allucinante. Anzi, adesso ha quasi un po' diminuito, sta grandinando tantissimo, ma noi siamo riusciti a farci la gita senza beccarci neanche una goccia d'acqua. Così tanto ghiaccio da poterci fare i cocktail. Dopo la tiriamo su. Ma sembra che stia nevicando. Sì. Le Previsioni non davano. previsioni non davano neve. Ma ragazzi, è una roba assurda. Se guardate a terra, guardate in marciapiedi, sembra che abbia nevicato. Cioè, ma che roba la strada? Sembra che abbia nevicato. Sta slittando la macchina. Cioè, la macchina slitta tanto ghiaccio c'è a terra. Comunque, meno male, cioè, pensate veramente, se iniziava a grandinare così mentre eravamo dentro al labirinto. Non lo so, ci fracassavamo il cranio. Se fosse stato nuovo mi sarei incazzato, eh.